Ciao a tutti, faccio questa diretta adesso per aggiornare le persone che aspettano un aggiornamento. Già da tanto dispiace se non siamo riusciti a stare dietro ai social in queste ore, in questi ultimi 2 giorni, ma la pressione è tanta, le cose da fare veramente tante. Inizio ovviamente per ringraziare come sempre di tutto il vostro aiuto, sia di tutte le persone che sono in questo momento qui, che sono state qui tutto oggi, ieri, stanotte, che stanno facendo i presidi in difesa di questi animali e di quello che possa succedere. Ringrazio ovviamente tutti coloro che invece anche da casa stanno aiutando la sfattoria sempre a difendere questi animali. E davvero un abbraccio sentitissimo da parte di tutti noi che siamo qui. Nei vostri confronti. L'aggiornamento è che oggi è stato depositato il ricorso al TAR questa mattina e adesso si aspetta diciamo che il presidente del TAR Lazio si pronunci in merito e accolga o bocci questo ricorso. Lo sapremo, credo, nelle prossime 24 ore. Mi auguro con tutto il cuore che abbia esito positivo e che venga accettata la sospensiva affinché, ecco, non si vada avanti con l'ordinanza di abbattimento, almeno per ora. E niente, questo è l'aggiornamento. Ripeto, ringrazio tutti di nuovo e spero di darvi una buonissima notizia domani e lo spero davvero tanto. Un caro abbraccio. Ciao a tutti.